Salvatore Striano. Salvatore, benvenuto. Sasà per tutti. Salvatore, io parto dall'oggi per raccontarvi brevemente chi è Salvatore. Ha un libro, perché è uno scrittore e non è il suo primo libro, ma è il suo secondo libro, ed eccolo qui, ed è La tempesta di Sasà. Sasà si è ritrovato dentro una tempesta. Oggi scrive libri, Sasà fa teatro, Sasà va nelle scuole, racconta ai ragazzi che un'opportunità forse c'è e c'è davvero per tutti. Però Sasà fa il cinema, il film dei fratelli italiani Cesare deve morire, il film partiamo da Matteo Garrone Gomorra e poi Ascanio Celestini, e però Sasà è un ex detenuto, Sasà ha una vita fatta di tempesta. E allora proviamo a capire questa possibilità, quando c'è, se c'è e come fare. Fabrizio Corona dice: sono un infelice di professione, un po' una condanna che sento, uno spirito inquieto, un'anima in pena, Don Maurizio. Per la verità un'altra cosa. Salvatore Striano, Salvatore, oggi possiamo dire che tu sei uno che ce l'ha fatta. Io pesano tantissimo alcune parole di Fabrizio Corona, penso su tutto quel credo che a 50 anni non ci arriverò. Vabbè, ma perché è litigato con se stesso, lui deve far pace con se stesso. Ma come si fa? E come si fa? Vuole stare litigato per tutta la vita, cioè nessuno lo pensa sinceramente, non è che c'è tutta questa attenzione, se la crea volutamente, forse mo il vittimismo è una delle strade nuove per attirare l'attenzione mediatica. Io fossi stato in lui sarei rimasto in galera, invece se ne è uscito pure a malo modo. Perché rimanere in galera? Come si può? Quanto sei stato in galera tu? L'ultima volta sono stato 8 anni. Ma l'ultimo periodo io mi sentivo così importante all'interno della sezione perché avevo capito dei meccanismi di riabilitazione, di revisione critica, e stavo cercando di trasferire quel messaggio ad altri detenuti che avevano ancora quella linfa criminale dentro viva. Io gliela stavo spegnendo. Ecco, noi possiamo essere, quando sbagliamo, io l'ho fatto, degli artisti socialmente utili. Fabrizio potrebbe scegliere quella strada e trovare la pace in sé. Poi, coi soldi o senza soldi, io non è che ce l'ho fatta, io ce la devo fare tutti i giorni. Ma ho capito come farcela. Prima non lo sapevo. Mi aggrappavo a un Rolex, a una borsa o a altre mille brutte cose. Poi hai iniziato a 7 anni. Io ho iniziato a 7 anni a vendere sigarette di contrabbando e mi hanno aiutato i carabinieri e la polizia, che invece di accompagnarmi a casa se le compravano. Poi mi hanno aiutato i grandi a portarmi a fare i furti, poi mi ha aiutato... A 9 anni il primo furto? Sì. Era un negozio di giocattoli, il posto dove i nostri bambini sognano? Sono stato felice perché avevo 2 sorelle femmine piccole e mi sono presentata a casa alle 3 di notte pieno di giocattoli, anche se mia madre me li ha rotti tutti in testa. Però per dirti, una volta che uno l'ha capita la lezione, dovrebbe sentirsi più forte. Evidentemente lui sta ancora in guerra con questo sistema. Non è facile, siamo partiti dall'idea che questo sia un percorso un po' che ognuno di noi fa verso la conquista. No, ma io glielo auguro, perché lui è tanta una bella persona, è tanta una figura di riferimento, è anche tanto amato, perché sì, ha quel suo fascino ed è bello a vederlo. Però deve un attimino smetterla di litigare con se stesso, perché ormai, ti ripeto, nessuno più presta attenzione alle coronate, perché una volta erano delle cose un po' fastidiose. Oggi no, oggi lui deve trovare quella sua pace e poi trasmetterla agli altri. Vediamo... E non morirà, cioè vuol dire sta chi ne saluto, come si dice a Napoli. Vediamo, anche se certe parole hanno un peso per me insostenibile, però torniamo lì. Salvatore Striano, tra le tante cose che ha dichiarato, sei anche riuscito a dire: il carcere mi ha salvato. Poi ci racconti com'è stato possibile. Torniamo lì allora, torniamo a questo racconto. Salvatore e Don Maurizio, che effetto ti fanno queste parole? Ti ho visto... Sì, perché ci sta pensando il figlio. Guarda, l'amore vince sempre. Lui fa il buono se gli parla il figlio è l'amore più puro, tra padre e figlio. Quindi ha bisogno di quello, lui ha bisogno un attimino di recuperare le emozioni perdute, è semplicemente quello, però non se ne deve fare una malattia, se no io dovrei stare sottoterra. Io ho fatto 1000 volte i guai di Corona, io oggi mi sento la persona più serena del mondo perché so come... dove andare e come andare. Tu sei stato condannato a 14 anni di carcere per associazione a delinquere, estorsione, spaccio di droga, cose, accuse pesantissime dalle quali sei uscito. Ho detto ex detenuto, forse uno quando ha scontato la sua pena dovrebbe potersi permettere di ricominciare a vivere per quel che è, non te la toglierai mai forse questa cosa.
Non lo so, però mi piace, ecco, io voglio andare ad accendere, io non voglio stare sotto le luci, io ecco, ho avuto queste esperienze, mi sono divertito con Garrone, con Taviani, con Marco Risi, con Abel Ferrara, con Stefano Incerti, però ho capito una cosa, proprio per quelli che hanno poca fede, magari c'è, come salvagente abbiamo la cultura, abbiamo il cinema, il teatro, i libri, la pittura, la musica, io sono portatore di questa roba qua. Con questa roba qua posso accendere le persone spente, voglio fare quello. Lui lo fa in nome di Dio, in nome di Gesù, io lo faccio in nome dei libri. La parola e le parole. Lui diceva ho mangiato la parola, tu hai mangiato, ti sei nutrito di parole, i libri, il teatro. Che incontro è stato quello col teatro? Perché il carcere ti ha salvato? Perché prima che io andassi in biblioteca o prima che avessi in mano quel copione teatrale, per me il carcere era semplicemente una giungla, un supermercato del crimine dove io raccontavo le mie storie assurde e gli altri in cambio mi davano le loro storie assurde, quindi io mi stavo specializzando in criminologia, stavo diventando un criminale che poi difficilmente mi ribecchi e mi riprendi perché sto scoprendo tutti i trucchi e tutte le cose, come farla franca, come muovermi. E invece quando sono andato in biblioteca e ho iniziato a leggere da Dante, che non mi piaceva perché lo trovavo poco misericordioso, perché vietava l'amore a Paolo e Francesca come la giustizia ce la vietava a noi, quindi ci sentivamo tutti Paolo e Francesca. E poi ho scoperto che Shakespeare ha scritto le tragedie e i personaggi delle sue tragedie eravamo noi del sud Italia. Io conosco tantissimi Amleto che la sera vanno a dormire, la mattina si svegliano e dicono hanno ammazzato a mio padre, ora che faccio? Mi ammazzano pure a me o non mi ammazzano? Lo vendico o non lo vendico? Quindi Shakespeare creava nei suoi personaggi uno stato di umanità totale e io mi sono riconosciuto. Gli ho detto, Sasa, ma quando sei scemo, spostati dalla tragedia, anzi cerca di portare quanto più personaggi fuori dalle tragedie. Sei napoletano, mettiti a fare la commedia proprio se vuoi fare qualcosa, ma togliti dalla tragedia. Quindi la letteratura mi ha dato un linguaggio nuovo, dei modi nuovi. Piaccio di più, mi piaccio di più, a me mi vedono i poliziotti penitenziari, ma pure i poliziotti di strada da 20 anni fa e mi dicono, Sasa, tu hai dato un senso al nostro lavoro, posso andare a casa e non devo più sentire a mia moglie, dice, tanto non cambiano mai, tu che li arresti, grazie a te io posso dire a mia moglie, stati zitta e mangia, che questi cambiano. Don Maurizio, ma grazie a Salvatore Striano, la tempesta di Sasà e la possibilità, l'opportunità di uscirne. Grazie davvero per essere stati con noi. Tra pochissimo, tre storie completamente diverse, quelle che vi abbiamo offerto per iniziare questo pomeriggio insieme. A tra poco.